prima partita, esordio per te dal primo minuto, ecco, un po' di rammarico per il risultato finale, però come valuti la tua prestazione? Buonasera a tutti, un po' di rammarico c'è sempre, anche per come è arrivato il gol subito. Abbiamo fatto una prestazione secondo me di squadra, abbiamo sofferto contro una signora squadra, abbiamo avuto anche occasioni per passare in vantaggio, però queste categorie succede così, si prende gol da momenti e da punizioni come è accaduto oggi. Ci spieghi un po' l'episodio, perché il mister l'abbiamo visto particolarmente arrabbiato su quell'episodio, su quella soluzione alla Ponzio Pilato. Lui diceva in area di rigore c'è stato un capannello di giocatori a Biancolone e della Juve Stabia, noi ci abbiamo capito poco dalla tribuna stampa, dove eri invece sul campo e cosa vuoi dire? Dal campo ci si è visto bene, perché il nostro giocatore Scaccabarozzi è arrivato prima lui sulla palla rispetto al giocatore avversario, era fallo nostro, poi sono caduti tutti e due in aria, si è aggiunto anche Maggioni, la palla è rimasta lì e a mio parere siccome non aveva fischiato rigore prima, voleva dare qualcosa a favore loro ed è successo così, però poi da lì dobbiamo essere anche noi bravi, anche un po' più furbi a non prendere gol da queste situazioni. Adesso c'è la Coppa Italia e poi successivamente la gara in calcio con il Picerno. Due occasioni per riprendersi un po' da questa sconfitta. Le dicevo, il mister non si era obbligati a tornare da Crotone con i punti, però fa male, diciamo, come è andata a finire, ma di fatto bisogna subito alzare la testa. Certo, come c'è da squadra noi alziamo subito la testa, pensiamo partita dopo partita. Adesso arriva la Coppa Italia, che a noi interessa tantissimo perché è sempre una competizione. Poi c'è anche il Picerno in casa e noi dovevamo fare punti, come volevamo farli anche a Crotone, anche contro una signora squadra, però come ci dice il mister, noi andiamo in campo per conquistare la vittoria o il pareggio, però noi ce la giocheremo con tutti. Ti chiedo sempre un parere sui tifosi, ecco, la fase mia finale, la chiedo un po' a tutti, perché anche oggi in 60-70 sono venuti comunque fino a qui a sostenervi, ecco, a girarvi fino all'ultimo secondo. I tifosi sono eccezionali, perché non solo sono venuti a Crotone, ma sono venuti anche a Pontedera contro il Monterossi. In casa poi è sempre una bolgia, perché la curva è sempre presente e ci spinge dal primo all'ultimo minuto. Sono un'arma in più il nostro 12° uomo in campo. Grazie.